Bene, cosa dice Zanzotto? Zanzotto arriva a dire in una pagina, scrive poco della Rosselli, perché dice che parlare della Rosselli è, si sente quanto siano inadatti, per non dire sconci, termini come fruizione e persino lettura a proposito di quanto ci dà la Rosselli. Quindi dobbiamo star zitti, ascoltarla e non parlarne. Ma perché dice questo? Perché facendo una recensione a documento, la raccolta che esce nel 1976, apre così, ascoltate, non è mica facile, ma ascoltate. Cita alcuni versi di una poesia della Rosselli che si intitola Neve, 1973, che è compresa in documento, un libro segnato da molte ferite, un libro difficile, un libro in cui vengono in superficie le crepe che sono nella pelle e nella scrittura della Rosselli. Dunque, versi di Amelia Rosselli. Io non sono quello che apparo, e nel bestiame d'una bestiale giornata a freddo chiamo voi a recitare. Commenta Zanzotto. In questi versi Amelia Rosselli presenta quasi brutalmente quella che è oggi la sua distanza e quella che è la sua presenza. Mentre riassume nel modo più spinto e tuttavia necessariamente incompleto, non detto, alcune delle ragioni del suo scrivere di sempre. Se si può chiamare questo soltanto uno scrivere, se lo è in generale la poesia. Sentite cosa dice Zanzotto? Se la poesia in generale è soltanto uno scrivere. Amelia Rosselli è nata dentro questo scrivere, non può uscirne, e nello stesso tempo né fuori, da sempre lo contesta. E qui spiega un po' che cosa sono quei versi strani che abbiamo detto. In ogni suo libro, da Variazioni belliche a Serie ospedaliera a Documento, ella continua a mettere in causa il terreno stesso su cui l'atto poetico può costituirsi. Respinge chi le si accosta verso un prima, lo mette tra virgolette, prima, duro anche nei suoi fascini. E cioè, come se uno la volesse scoprire nella sua storia biografica, lei lo respinge. Ecco perché non le piace essere definita apolide, perché tocca subito il termine apolide la storia della sua famiglia. Ed è una storia complicata, perché c'erano anche molti traumi interni a questa famiglia. E lo sapete, credo tutti, lei si sente non voluta, la figlia non voluta, era suo fratello, quello primo John, quello che era voluto, e lei si sente esclusa, si sente estranea da questa famiglia. Non l'ha mai avuta quindi una sua patria, neanche in casa, e questo bisogna tenerlo presente, e sarà sempre, per tutta la vita, alla ricerca di questa dimensione. Io parlerò, dicevo poco, ma alla fine vi leggo l'ultima poesia di Variazioni belliche, che per me è una di quelle poesie che lasciano il segno, difficilissimo da capire, non si spiega quasi, ma la si sente, e si sente che cos'è questa sua ricerca di essere riconosciuta, di un affetto che continua a inseguire per tutta la vita. Quindi Zanzotto dice, respinge chi le si accosta verso un prima, dove pullula ciò che si coagulerà, sempre riluttando. È chiaro che tutti prendiamo dall'infanzia e dall'adolescenza i semi che dovranno svilupparsi e fruttare. Lei non vuole che le si accosti e che si trovi la spiegazione in quello. Dove pullula ciò che si coagulerà, sempre riluttando in un fatto di parole, e all'opposto chiama a recitare insieme con lei nel freddo. E alla fine dice,
nessuna volontà di sperimentalismo. Quanto ce ne sarebbe se volessimo trovarlo nella scrittura della Rosselli? Beh, potrebbe sembrare tutta sperimentale, ma è un'altra cosa, nessuna volontà di sperimentalismo, perché lo stesso respirare, sopravvivere della persona, del soma da cui viene questo dire, è un ininterrotto, aspro tentativo, è sperimentazione. La sua vita è sperimentazione, il suo corpo, soma è anche più forte, no? E dunque questo, dice Zanzotto, è riuscito ad accostarsi molto, per cui quando succede che un poeta grande parla di un altro poeta, parla poi di se stesso, e quindi ha materia sua per ispirarsi, Zanzotto, parlando così della Rosselli. Volevo dire quindi non apolide perché non le piace, non deviante perché non le piace, ma in cosa consiste allora la sua verità di scrittura? È quella che è stata, giustamente, anche da giovani critici, uno l'ho letto, Gian Maria Novi, nel bel numero che è appena uscito di Nuovi Argomenti, di cui forse fra un po' si parlerà un attimo, ed è dedicato ad Amelia Rosselli, e dunque lui insiste molto sul concetto di disappartenenza, e dicendo, come diceva anche Manuela Tandello, che la poesia è sempre il luogo della disappartenenza, perché nella lingua poetica si va sempre a cercare quello che non è lì in quel momento, e quello che è una continua ricerca e scavo anche dentro di sé.